quanto è difficile organizzare un arrivo di una grande corsa internazionale sul Colle delle Finestre? Ma diciamo che le difficoltà credo che ci siano per qualsiasi cosa. Ovviamente, come sapete, le corse in bici sono straordinarietà per i territori, di conseguenza è difficile un po' per tutti, quindi polizie municipali, perché comunque richiedono sforzi notevoli dal punto di vista di viabilità ordinaria. Il Tour dell'Avenir ovviamente è la gara più importante che c'è nel parco mondiale degli Under 23, di conseguenza viene richiesta un supporto per la sicurezza superiore allo standard di corse normali. E perché venire a vedere il Tour dell'Avenir? Sicuramente perché comunque è una grande festa di sport, tra altre cose per il secondo anno consecutivo ci sarà il Tour Femme, di conseguenza ancora più interessante, anche perché anche lì vedremo sicuramente delle atlete di cui qualcuno ha già corso anche il Giro d'Italia dei professionisti, perché comunque sono parecchie professioniste, e sicuramente i talenti maschili under 23 si faranno vedere, e probabilmente nei primi tre ci saranno il futuro nel mondo professionistico.